terza e ultima parte di Psiche e dintorni, ritorniamo e indaghiamo altri aspetti, come ad esempio l'eros e il tradimento. Naturalmente, il tradimento esiste nel momento in cui c'è un rapporto, nel momento in cui c'è una relazione affettiva. Il tradimento porta con sé una serie di, in genere legato ovviamente alla vita di coppia. In genere ci riferiamo a questo, anche se poi il tradimento ha un'accezione più vasta, perché non si tradisce solo il partner, a volte si tradiscono gli affetti familiari, degli amici, eccetera, insomma, ma in questo caso il tradimento comporta una serie di reazioni, come comporta ad esempio una serie di difficoltà nel ricostruire ad esempio il rapporto di coppia dopo un tradimento, quindi ricostruire uno stato di fiducia. Le reazioni che si possono avere ovviamente sono varie. Ad esempio uno dei più classici è la vendetta, no? La vendetta che può essere immediata. In genere la vendetta immediata risponde al, come dire, quasi quasi all'esigenza di una scarica di questa tensione, di questa angoscia che si vive per aver subito un torto, per sentirsi in qualche maniera un po' rifiutati, quindi c'è questa reazione immediata. A volte ci sono fenomeni, cioè la vendetta diventa un po' a lungo termine, no? E questo ovviamente non aiuta né a risolvere come dire, la dinamica del tradimento, non aiuta a crescere, non aiuta a crescere nella coppia, ma nemmeno l'individuo, quindi ad aumentare un po' la propria coscienza rispetto a questo problema. L'altro fenomeno che è abbastanza frequente è quello della negazione, o come diceva Freud, un po' dello spostamento, cioè come se il problema non esiste, si continua a vivere però in uno stato spesso, come dire, di scarsa fiducia, di sospetto, insomma, un po', no? Quindi in qualche maniera il tradimento va a toccare il caposaldo del rapporto di coppia, no? Che è quello della esclusività e qualche volta del possesso. Ma anche a ledere la fiducia che si Sì. viene a creare all'interno di una coppia. Ora, abbiamo un po' già detto questa cosa, ma ovviamente la ricostruzione di un rapporto, diciamo, armonioso, eccetera, comporta una grande fatica. Ritornare indietro dal tradimento, insomma, diventa veramente faticoso. Diventa faticoso nella coppia ricostruire appunto quello stato di fiducia originaria su cui si basa poi il rapporto vero e proprio. Quindi è un lavoro, un'elaborazione un po' molto, molto difficile, che ovviamente va fatta, dovrebbe essere fatta in due, insomma, quindi. Ma esiste la possibilità che si riesca a perdonare un tradimento? Oppure Sì, magari ci sono sempre le recriminazioni, tornare ma sempre. quello che appunto dicevamo, nel senso che la possibilità c'è, come no, c'è la possibilità che si ricostruisca un rapporto di nuovo basato sulla fiducia. Ovviamente, oppure già sottolineato prima, non è cosa semplice, non è cosa facile, perché bisogna confrontarsi appunto con i propri dubbi, no? Quando diciamo che dopo il tradimento, anche se le cose poi vanno bene, però sei sempre lì un po' quasi in allarme, un po' sempre col sospetto, questo non aiuta certamente poi a vivere in maniera Quindi mettere in gioco se rilassata. Sì, stessi. ma non solo, può anche fare sì che si incrini il rapporto, perché è chiaro che anche se l'altra per la persona che ha tradito, come dire, ritorna sui suoi passi, nel senso come mantiene un comportamento diciamo originario, di fiducia, di rapporto, eccetera, beh, potrebbe anche in qualche maniera poi sentirsi talmente pressato da questi sospetti da non riuscire più come dire, a contenere e a mantenere il rapporto, quindi. Quindi va a ledere anche la vita sessuale di una coppia. Sì, certamente, ma insomma lede diciamo un po' tutta la relazione, quindi anche ovviamente la relazione sessuale. Come dicevo prima, la sessualità è una delle tante componenti della vita di coppia, quindi non è che una parte viene, come dire, lesa dal tradimento e un'altra no. Ovviamente, insomma, poi la sessualità ancora forse di più, perché anche se a volte si verificano fenomeni opposti, nel senso che il tradimento a volte comporta paradossalmente un ravvivarsi della vita sessuale, insomma. Poi scatta anche la competizione, magari, nel momento in cui,
la vittima, colei che è, o colui che viene tradito, innesca questa, questa competizione, ecco, sì, nel, anche di orgoglio personale. Sì, poi bisogna vedere cosa innesca questa cosa, no? Perché può innescare anche questo che lei diceva della competitività, del sentirsi in qualche maniera, come dire, meno attraente dell'altro, comincia, diciamo, come dire, paradossalmente comincia a vacillare la fiducia in se stesso. Con una bassa autostima. Sì, allora se questo si innesta in un soggetto che ha una bassa autostima, beh, il tradimento può avere effetti deflagranti, proprio per il fatto che comincia a perdere fiducia in se stesso, comincia a non sentirsi più all'altezza di mantenere il rapporto. Si possono stabilire appunto questi meccanismi che portano, aumentano la difficoltà poi a vivere il rapporto di coppia in maniera serena. Insomma. Ma il tradimento è veramente innato in ognuno di noi, oppure in determinate persone lo è di più o di meno? No, non è innato per niente, insomma, questo assolutamente non è innato. Poi il discorso che sia più presente in alcune persone che in altre, ma insomma, questo è estremamente relativo. Poi a volte noi adesso bisognerebbe anche indagare a volte perché avvengono, perché le motivazioni profonde di quando avvengono i tradimenti cosiddetti, anche se io sono d'accordo un po' con alcune citazioni che faceva Umberto Galimberti, non chiamerei tradimento, il tradimento è altro, insomma. In effetti, anche se non ricordo male, anche in una canzone di Giorgio Gaber recitava proprio il fatto che il vero tradimento è quando noi tradiamo noi stessi, che quello non è un tradimento, insomma, è un'altra storia. Insomma. Anche solo il desiderare un'altra persona può essere considerato un tradimento, o può anche... Beh, qui siamo nella, come dire, nel giudizio preventivo, insomma, no? Mi pare un po' esagerato, anche perché è risaputo che in tutti noi esistono appunto le fantasie nei confronti di altri che non siano i nostri partner. Il fatto che esistono, beh, a volte lo è anche, come dire, socialmente accettabile quando questa attrazione avviene per personaggi famosi che però sappiamo sono irraggiungibili, ci innamoriamo di attori, attrici, cantanti, eccetera, no? E questo, diciamo, è anche all'interno di una coppia accettabile. Se uno in una coppia dice mi piace, che ne so, insomma, Sabrina Ferilli, ma beh, l'altro non ha niente da dire, insomma, non diventa, o viceversa, se un uomo dice mi piace Richard Gere, insomma. Il problema è quando concretizziamo, cioè, l'oggetto del, allora, desiderio. Allora, un conto è la fantasia, il desiderio, diciamo, la fantasia verso un'altra persona, un conto è l'agire, sono due cose assolutamente diverse, però demonizzare anche la fantasia mi pare un po' eccessivo, insomma, mi pare veramente impedire... No, la fantasia, la famosa libertà. Sì, ma la fantasia non si può circoscrivere, insomma. Ecco, vediamo come l'Eros gioca in diverse parti della nostra quotidianità, della nostra vita, in particolar modo anche nel matrimonio. Gioca un ruolo fondamentale. Sì, allora la fase originaria e originale del matrimonio spesso è un'attrazione di natura estetica, fisica, no? Cioè il primo passo di una relazione amorosa qual è? Cioè il primo approccio è di natura fisica, di natura estetica. A volte paradossalmente diventa anche la voce, no? Però stiamo parlando sempre di una questione fisica. Quindi il primo approccio è proprio l'attrazione fisica, che risponde poi a connotati che, se introduciamo un elemento, diciamo, psicoanalitico, sono legati alla proiezione che noi facciamo di questa immagine che noi abbiamo, come se dentro avessimo un prototipo, un immaginario. Se in più un uomo ha un immaginario di donna, allora si innamora delle donne che in qualche maniera si avvicinano a quel prototipo, ma la prima attrazione è di natura estetica, di natura sessuale. Poi il rapporto si costruisce su ben altre pilastre, insomma, che non sono solo questo. Però il fatto che la sessualità sia fondamentale, quindi nell'inizio del rapporto amoroso, ma anche nella quotidianità. Quindi, perché la sessualità non è fatta solo noi, ecco, questo forse in tutto questo incontro non l'abbiamo sottolineato abbastanza. Noi quando parliamo di sessualità non intendiamo esclusivamente al rapporto vero e proprio, al rapporto carnale, diciamo, no? Ma intendiamo tutte quelle attività anche che stanno attorno al rapporto sessuale,
come può essere l'abbraccio, come possono essere i baci, come può essere le carezze, come può essere tutto quello che rende il rapporto un momento di intimità, un momento di accoglienza, no? Accolgo l'altro, quindi un momento, ritorniamo momento di abbandono, alla sacralità del rapporto. Alla sacralità del rapporto. Molto spesso ci si dimentica appunto di utilizzare anche altre forme di affettività, come per esempio appunto questi baci, questi abbracci. Forse c'è anche un pudore verso l'uso appunto di coccole o comunque di altri tra virgolette preliminari. Sì, ma questo va insegnato, ma quando diciamo che i bambini va insegnato questo, intendiamo proprio questo, insegnare ad avere prima un rapporto col proprio corpo molto bello, molto libero, molto, no? Quindi sentire, conoscere il proprio corpo, non avere pudore, non avere paura di ciò che proviamo col corpo. E poi dobbiamo avere anche l'educazione di capire che il mio piacere è il piacere dell'altro. Perché è su questo elemento che poi si fonda un rapporto amoroso profondo. Cioè il mio piacere aumenta rispetto al piacere dell'altro. E quindi entra in gioco l'attenzione per l'altro, no? Ho bisogno dell'altro per realizzare me stesso. Quando dicevamo l'io che in qualche maniera cerca la sua realizzazione, non cerca l'altro, però dell'altro abbiamo bisogno. E siccome la cosa è reciproca, allora è giusto che ognuno dia all'altro ciò che serve per realizzare se stesso. Quindi la sessualità può essere vista anche una buona sessualità, ecco, come la ciliegina sulla torta della coppia portata a compimento. Io non vorrei deluderla, ma io penso che non sia la ciliegina sulla torta, io penso che sia la torta. Sì, penso che la sessualità sia la torta, non la ciliegina. Non è quella cosa che nella nostra vita poi la mettiamo su per rendere la vita più... No, è un elemento costante e continuo della nostra vita. Quando, se noi torniamo all'interpretazione freudiana, come di energia vitale, l'eros che è vita, quindi che è anche sovvertimento di tutto ciò che ci sta di fronte, allora se lo intendiamo così, l'eros è vitale, non può essere la ciliegina, è proprio la nostra vita. L'eros si rappresenta in mille modi, ma è tutto ciò che abbiamo di vitale, che ci porta ad andare avanti, a costruire, che ci porta a cambiare anche costantemente. Quindi è la torta della nostra vita. Viene vista con una certa dose di passione, di entusiasmo nell'affrontare le varie vicissitudini della vita. Ma è così, cioè nel senso che proprio questa energia, questo eros che in qualche maniera ci sostiene anche nel momento in cui abbiamo veramente le grandi difficoltà, questa energia che abbiamo dentro che magari poi la utilizziamo in qualche frangente non per lo scopo originario, lo scopo originario è l'atto sessuale per la riproduzione della specie, ma a volte lo utilizziamo per altro, utilizziamo questa energia, no, per il resto della nostra vita. Quando noi costruiamo una relazione di amicizia, anche lì gioca l'eros, anche lì utilizziamo questa energia vitale che la utilizziamo in un altro modo, in un'altra direzione. Ma poi alla fine il titolo dell'incontro è evidente, cioè il filo costante e continuo della nostra vita. Che dovrebbe mantenersi, insomma, anche e non metterlo magari da parte durante le difficoltà della vita, come molto spesso accade. No, assolutamente. Ma una delle cose, cioè quando dico è la costante della nostra vita, e quando dico ad esempio che questa incapacità che un po' adesso è molto diffusa, questa incapacità di lasciarsi andare, di abbandonarsi, che richiede quella cosa fondamentale che è la fiducia nell'altro, che poi se fate un po' come dire, una riflessione semplice, è quella che il bambino prova nei confronti della madre. Cioè il bambino quando nasce è nelle mani della madre, quindi all'abbandono totale, la fiducia totale, perché so che la mamma mi accudirà che me. E qui può avvenire il tradimento, quel tradimento di cui parlavamo prima. Qui ci può essere ad esempio un grave tradimento, perché quando la mamma è anaffettiva e quindi non dà al bambino il nutrimento non solo fisico ma anche emotivo, affettivo, quello è un tradimento. E lì il bambino si sente abbandonato, lì il bambino entra in quella che noi poi
sottolineiamo come sindrome abbandonica, non si sente amato, non si sente accettato, e da adulto probabilmente questo bambino riporterà questo tipo di dinamica nella relazione di coppia. Quindi darà vita per da cui diventerà malati. Insicuro e diventerà geloso. Ecco, parliamo di eros e gelosia. Ecco perché no, mi aggancio a questa cosa per dire come la gelosia è un aspetto patologico, non è un aspetto, come spesso nel dire comune lo si vuole intendere come un indice di amore verso l'altro. Oppure qualche volta dice sì, è vero, la gelosia è un po' cosa, però un po' di gelosia è sintomo. Non è assolutamente così, perché la gelosia ha un presupposto che è il possesso. E il possesso non può essere assolutamente indice di amore, né può essere un elemento distintivo dell'eros. L'eros non può conoscere la possessività. L'eros è la libertà, non è la possessività. L'eros è la possibilità che dà all'altro di andare via. L'eros è la possibilità di dire posso stare anche senza di te, ma io scelgo di stare con te. Quindi l'eros ha questo aspetto, non può... Quindi la gelosia si allontana dall'eros, quindi si allontana da questa energia vitale di cui stiamo parlando. Quindi si può perdere nelle aberrazioni di quelle che poi sono della sessualità. Voi immaginate che ricaduta ha la gelosia in un rapporto di coppia, ad esempio, no? Immaginate che un rapporto di coppia in una dinamica di gelosia viene completamente, insomma, falsato, diventa non sano, non viene vissuto bene, no? Questa energia vitale si disperde in questa attività quasi compulsiva del dubbio. Noi immaginiamo queste gelosie morbose quasi, no? Che diventa appunto una patologia, perché la gelosia morbosa è una patologia dove c'è un atteggiamento compulsivo. E noi abbiamo, ad esempio, su questo aspetto ci sono degli studi interessantissimi che ha fatto Bowlby. Bowlby ha fatto un lavoro che poi chiamò attaccamento e separazione, e stranamente ha studiato i bambini piccoli, quindi ha studiato il rapporto madre-figlio, quindi ha studiato l'importanza che ha questo rapporto madre-figlio nell'adulto futuro e quindi di conseguenza nelle relazioni affettive d'adulto. E ha scoperto, ma non l'ha scoperto teoricamente, ha fatto delle ricerche seguendo dei neonati fino all'età di 20 anni, per tanti, quindi una ricerca lunghissima, dove si è capito che cosa? Che il bambino che vive un'esperienza con la madre di anaffettività, di sensazione di non essere accettato, amato, protetto, da adulto diventa geloso. Ma quanto mi vuoi bene? Ma va bene, deve essere sempre rassicurato che l'altro mi vuole bene. Quindi c'è questo atteggiamento continuo, oppure diventa eccessivamente possessivo. Quando invece un bambino sperimenta l'attaccamento, cosiddetto attaccamento sicuro, quando sperimenta il fatto che si sente amato, accettato incondizionatamente, attenzione, quando un bambino si sente accettato incondizionatamente, voglio dire, quando un bambino si sente accettato, pur se fa il cattivo, pure se non studia a scuola, pure no. Allora, quando ha questo tipo di primi anni di vita, diciamo, con queste dinamiche, l'adulto sarà una persona sicura, non avrà bisogno di essere sempre costantemente confortato che l'altro lo vuole bene, non sarà possessivo e non sarà geloso. Quindi avrà una... Quindi la gelosia, come vediamo, ha una radice molto lontana, ha una radice probabilmente nella nostra prima infanzia. E quando un bambino, per esempio, è geloso del padre o la madre, è normale, che è giusto che venga distolta questa gelosia? O quando è magari troppo attaccato al padre o alla madre, allora magari quando vede delle situazioni di affettività tra di loro è come se si innervosisse, ecco. Sì, allora distinguiamo una cosa: intanto c'è una fase in cui questo è abbastanza normale, c'è la cosiddetta fase edipica, dove il bambino diventa geloso del genitore di sesso opposto. Del proprio sesso, cioè nel senso la bambina che si innamora tra virgolette del padre diventa gelosa della madre, quindi mette in atto comportamenti un po' a volte anche abbastanza, come dire,
provocatori. Sì, ma anche comiche di gelosia nei confronti, fino a che poi in questo passaggio si rende conto di non poter sostituire il genitore, insomma, e quindi procede nelle fasi di sviluppo. Quindi questa è una fase di passaggio assolutamente normale, quindi quando ci sono, cioè, a una certa età, guai a un bambino che gli tocca la madre, insomma, lui è il proprietario assoluto e non tollera nemmeno che il papà si avvicina alla madre qualche volta, no? Quindi questo è inserito in un contesto, in un processo di sviluppo normale. Ben altra cosa invece è quando questo si protrae oltre, e qui scatta il meccanismo di cui dicevo prima. Probabilmente sto bambino, se è un ragazzo di 11 anni, 12 anni, è geloso della madre, eccetera, vuol dire che questo ha vissuto, cioè che lì c'è un problema proprio della natura che dicevamo prima. Probabilmente ha vissuto un'esperienza dei primi mesi, primi anni di vita, dove non si è sentito accettato, dove ha vissuto questa paura che noi chiamiamo fantasmatica di abbandono, cioè il pensare, la paura di essere abbandonato. Allora, se un bambino ha provato la paura di essere abbandonato, se lo porta dietro. Ecco, come si può affrontare questo? Beh, se si arriva a quell'età e avere questo problema, deve affrontare solo e soltanto in terapia, in psicoterapia, cioè bisogna fare un percorso terapeutico, che può essere individuale ma può essere anche familiare, insomma, voglio dire, ma la risoluzione a quel punto passa attraverso un cambiamento, come dire, delle dinamiche psicologiche. I cambiamenti delle dinamiche psicologiche avvengono, diciamo, lo strumento principe che abbiamo è la psicoterapia. Quindi il distacco nei bambini deve avvenire praticamente con molta delicatezza, anche in età adulta. Bisogna cercare di fargli capire che i genitori sono sempre presenti, pur non essendo... No, ma noi non dimentichiamo una cosa, che il compito dei genitori è prendere i bambini che sono completamente dipendenti quando nascono e portarli all'autonomia. Questo è il compito di un genitore. Portarli completamente all'autonomia vuol dire a un certo punto favorire quello che noi chiamiamo il processo di svincolo, cioè i figli diventano altro, i figli vanno via. Beh, quando dico vanno via, possono stare anche dentro la stessa casa, dico vanno via nel senso che bisogna aiutare i nostri figli a un certo punto a sentirsi altro rispetto a noi. Noi siamo i genitori, però loro sono altro, sono altre persone che hanno un'altra vita, un altro modo di intendere le cose, eccetera. Quindi questo processo avviene laddove non ci sono intoppi di varia. Invece molto spesso noi riscontriamo che questa fase di svincolo non avviene, un po' perché, come un po' abbiamo detto, la coppia ha difficoltà a ritornare coppia e quindi si aggrappa ai figli, individuando, diciamo, quasi una solitudine in questa cosa. Quindi poi ci sono anche altri motivi, bisogna vedere poi anche tantissimi altri motivi personali per cui questo svincolo non avviene. Parlando di sessualità nei bambini, come si può affrontare l'argomento senza rischiare, insomma, di cadere nelle banalità? Bisogna essere diretti con loro oppure bisogna cercare altre vie? Ma sicuramente, allora, c'è una fase dei bambini molto piccoli dove dobbiamo utilizzare gli strumenti che noi di solito utilizziamo anche per educare i bambini, che sono le favole, che sono le storielle, insomma, utilizzare anche un po' un po', come diceva Rodari, la grammatica della fantasia, quindi per una fase. In un'altra fase invece bisogna essere assolutamente diretti, poi in una fase successiva ancora bisogna essere estremamente chiari, usare le parole per quelle che sono, usare i termini corretti senza... Io credo che sia meno difficile di quanto si possa immaginare. Il problema è che gli adulti, quando hanno a che fare con i ragazzi e le ragazze e parlare di sessualità, devono affrontare i propri tabù, le proprie vergogne. Non è che noi ci vergogniamo di loro, ma che noi ci vergogniamo di noi stessi e di come noi viviamo questo aspetto. Per cui dire a una figlia, insomma, a un certo punto, a una certa età, dire fai attenzione che se hai rapporti sessuali cerca di averli protetti, comprati preservativi, non mi pare che sia sconvolgente se lo diciamo a una ragazza di 18 anni, insomma.
Anzi, magari gli diamo uno strumento di responsabilità. No, ma bisogna parlare in maniera estremamente diretta e chiara, anche perché non credo che ci sia bisogno di usare, come dire, giri di parole. Quindi bisogna essere il più tranquilli possibile. Non dimentichiamo poi che, appunto, l'educazione non si dà solo dando queste indicazioni. L'educazione si dà anche, ecco, cominciando a parlare dell'eros e dintorni. Anziché di psiche e dintorni, oggi siamo a eros e dintorni, quindi non possiamo dargli solo questi strumenti, che sono strumenti, diciamo, dobbiamo dargli forti strumenti emotivi per poter, come dire, vivere la sessualità con consapevolezza, capire quando sono pronti ad avere rapporti sessuali, ma capire soprattutto che cosa abbiamo bisogno nel rapporto sessuale. Ecco, molto spesso infatti si è molto resti, diciamo, a dire all'altro cosa ci piace di più. Come mai è difficile essere così diretti? Sì, qui entra in gioco, insomma, io penso una cosa, no? Che molto spesso noi abbiamo difficoltà, gli adulti hanno difficoltà quando sono loro che fanno domande, soltanto quando loro fanno domande. Ora io penso che molto spesso si può utilizzare una tecnica che funziona in tantissimi casi, come quando un bambino di una certa età dice ho paura, eccetera. No? Però io racconto la mia esperienza di paura. Quindi si viene a creare un rapporto di fiducia. Si viene a creare un rapporto, come dire, il bambino dice oddio, se la paura l'ha provata pure mio padre, vuol dire che è una cosa, diciamo, accettabile. Quindi un'apertura. E così anche nella sessualità. E la ragazza che mi dice come si fa a capire che uno è innamorato. Io racconto, io ti posso dire cosa è successo a me, cosa ho provato io, ma anche nella sessualità è così. Quindi la propria esperienza vale. Però c'è da, lo sottolineo ancora una volta, quello che conta fondamentalmente è che l'adulto lavori su se stesso rispetto alla propria sessualità. Quindi se dovessimo fare un sunto di questa puntata, cosa verrebbe fuori? Ma il sunto è che l'eros ci governa. Ma quando diciamo l'eros, questo a scanso di ogni equivoco, perché altrimenti rischiamo di banalizzare il tutto, quando diciamo l'eros ci governa, diciamo che ci governa questa energia vitale che noi abbiamo, che ce l'abbiamo in dotazione, che dobbiamo cercare di utilizzarla al meglio possibile. Quindi è un'energia che è un peccato sprecarla. E quando dico energia vitale non intendo dire solo legata alla sessualità, ma come abbiamo detto, insomma, l'energia che viene utilizzata per tutta la nostra vita. Comunque che l'eros sia al centro della nostra vita, su questo non abbiamo dubbi. L'altro dubbio che non abbiamo è che l'eros ha bisogno di fantasia per esistere, quindi l'energia vitale per essere tale e per poter sostenerci deve essere sorretta dalla creatività e dalla fantasia. Quindi la componente immaginativa deve essere presente. Assolutamente sì. Bene, abbiamo un libro anche quest'oggi, naturalmente, che riguarda. Sì, anche oggi mi sento di suggerire un libro che, pur, eccolo, vediamo se riusciamo ad inquadrarlo, eccolo qua, è di Umberto Galimberti, che è un notissimo filosofo psicoterapeuta, che scrive Le cose dell'amore. È un libro che, pur se presenta alcuni aspetti, diciamo, un po' più legati agli addetti ai lavori, però credo che sia leggibilissimo per qualunque persona, perché comunque si trovano degli spunti di riflessione estremamente interessanti su tutta una serie di temi che abbiamo visto oggi, dell'eros, dell'amore legato, che ne so, al desiderio, legato alle perversioni, legato al matrimonio, legato a tante altre cose. Quindi credo che sia un libro veramente estremamente interessante, quindi lo consiglio vivamente, lo rifaccio vedere ancora, Umberto Galimberti, Le cose dell'amore. Bene, siamo arrivati al termine anche per oggi di questo nostro appuntamento di Psiche e dintorni, ovviamente noi la ringraziamo di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, ci risentiamo e ci rivediamo alla prossima volta. Grazie, arrivederci.